Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gabri Gatto, che la dedica a Costantino, il film di cui vuole che parli è del 1927, è del grandissimo Abel Gance ed è Napoleone, un film muto che ha fatto praticamente storia, perché il nostro Abel Gance era veramente uno che, partendo dall'espressionismo, piano piano ha incominciato a utilizzare tecniche di montaggio, di colorazione, il polyvision, tre schermi divisi nel mezzo che sono usati solo per questo film, vari formati che comunque all'epoca ancora non esistevano, ed utilizzava un montaggio completamente particolare per un film dotato di una regia fantastica. Praticamente la storia di Napoleone, di Napoleone Bonaparte, sin da quando era ragazzino nel 1781, quando frequenta il collegio militare, poi viene portato avanti il discorso fino al 1789, quindi la rivoluzione francese e la presa della Bastiglia, poi quando sta per diventare colonnello dell'esercito, quindi nel 1792, poi il film si interrompe con la campagna d'Italia quando il nostro è generale nel 1796. Nell'idea di Gabriel Gans doveva fare 6 film su Napoleone, riuscì a farne solo 4, e questo è di totale dimensione, perché la versione originale è di 333 minuti, noi abbiamo quella da 240 minuti, la versione estesa lunghissima, e dove praticamente il nostro regista riesce a tirare su una messa in scena mostruosa per l'epoca, veramente mostruosa. I due attori protagonisti che fanno buona parte da giovane e non sono tutti e due straordinari. Questo insistito uso dei primi piani, tra l'altro, è fantastico, ed è un film che racconta attraverso le immagini una storia veramente interessante, appunto, di Napoleone, vista con uno sguardo clamoroso, con questo attore splendido, con questi costumi, queste scenografie a dir poco eccellenti, per un personaggio controverso appunto come quello di Napoleone, che qui viene descritto in maniera molto particolare proprio da una sceneggiatura azzeccata e, come ho detto, da una messa in scena che, nonostante sia di 100 anni fa, riesce a essere molto molto avanguardistica e sperimentale ancora oggi. Quindi un film fondamentale, un capolavoro della storia del cinema in un certo senso, che appunto mostrava determinate scelte che poi verranno utilizzate anche 50 anni dopo. Lo split screen, per esempio, un'idea appunto di una macchina da presa molto particolare a livello proprio di utilizzo a mano, come ho detto, il sistema polyvision che divideva lo sguardo lo schermo in 3 parti diverse, che sembrava quasi un 16 noni, per un regista che, al di là delle cose tecniche, comunque riesce ad avere un racconto interessante, nonostante Kubrick lo ritenga un regista importantissimo per il montaggio e per tutte le innovazioni tecniche portate, riteneva il film abbastanza rozzo. Riguardandolo adesso, in effetti ci sono alcune cose che sono un po' invecchiate, in un certo senso, a livello di sceneggiatura, ma il film è di un'importanza storica unica, che ha fatto oltre addirittura a innamorare del montaggio Eisenstein, per un film che, insomma, lascia veramente basiti oggi, per un'interpretazione fantastica, per una, come ho detto, una serie di movimenti di macchina per l'epoca impensabili, per un montaggio modernissimo e per un'idea proprio di cinema che verrà portata avanti alla stragrande dal nostro, e ripeto, dovrà fare dei progetti più piccoli, perché comunque il budget non lo permetteva, e riuscì a fare solo 4 film su 6 del nostro, tra i vari Cyrano, perché Abel Gance comunque è uno che ha fatto tantissimi film, e ripeto, è uno dei maggiori registi di quel periodo, con una forza proprio espressiva nella recitazione così forte, quasi mai vicina al muto, molto realistica, con però una serie di tagli di fotografia meravigliosi. Ripeto, è un'idea appunto di racconto che si trasformava a seconda di quello che voleva raccontare il nostro, anche a livello visivo, per un film che un'altra volta, ripeto, tecnicamente è inventato di tutto, ma che ha portato avanti anche artisticamente in questo modo il cinema. Quindi, in conclusione, è un film pieno di inventiva, pieno di grande, diciamo così, spettacolarità, perché ci sono delle scene veramente bellissime, pieno di una ottima recitazione e di una messa in scena all'epoca straordinariamente avanguardistica, che ha inventato tantissime tecniche, che era evoluta e che ancora adesso pare modernissima nel suo essere così sperimentale. Quindi un film assolutamente da non perdere, sempre sapendo cosa uno deve andare a guardare. Un film lunghissimo, ci vuole del tempo, ma ci vuole anche la voglia, insomma, di entrare dentro uno sguardo di un certo tipo di cinema muto in bianco e nero, che però riusciva con il commento sonoro e le immagini a portarci veramente in questo periodo, fine del Settecento francese, in maniera assolutamente ottimale, senza mai sentire, diciamo così, la distanza del film, che, ripeto, ha più di 100 anni. Per me è un capolavoro che tutti dovrebbero vedere almeno una visione, per capire che, insomma, il cinema non nasce ieri l'altro, e che già ai tempi si riusciva a fare dei film storici veramente eccellenti. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, qui sotto c'è la campanellina, mi piace, insomma, fate tutte le cose, farò contento, felice e frusciante. E poi questo Napoleone del 1927 di Abel Gance, mi pare il minimo dovergli dare un'occhiata, proprio perché è parte della storia del cinema, e chi ama il cinema non può altro che studiarne anche la storia, e questo è un tassello importantissimo.